Ciao a tutti ragazzi, oggi sono con una nuova video ricetta, tortine al cioccolato con il cuore morbido. Spero vi interessi, vi possa essere utile e ci vediamo, vi lascio alla ricetta, qui ci sono gli ingredienti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, ho sciolto a bagnomaria i 200 g di cioccolato fondente con i 125 g di burro. Ora faccio un attimo raffreddare prima di aggiungere gli altri ingredienti. Adesso vado ad unire la farina, ovviamente setacciandola. Ok, e mescolo tutto. Adesso ci aggiungo un uovo alla volta. Man mano quindi mescolo. Adesso per ultima cosa vado a mettere lo zucchero e continuo ad unire tutto. Adesso vado a riempire i pirottini o gli stampini, insomma cosa preferite o cosa avete. Li riempio quasi tutti, calcolate che crescono poco perché comunque lievito non c'è. Così, quindi per tre quarti, e ora continuo così finché non finisco tutto l'impasto. Ok, adesso una volta avete riempito tutti gli stampini, me ne sono usciti 10 perché 6 rose e 4 cuoricini. Accendete il forno a 200 gradi. Prendete dei quadrati di cioccolata e infilateli dentro. Io metto prima uno per parte e poi aggiungo l'altra, così il cuore viene abbastanza, non siamo tirchi. Ok, adesso vado a mettere l'altro. Ok, è importante spingere bene i quadratini dentro. Anche se vi sporcate il dito, non è importante. Ok.
una volta fatta quest'ultima operazione potete mettere in forno e quindi ci vediamo a cottura ultimata. Ragazze, dopo 35 minuti circa, 35-40 minuti in forno, ecco il risultato finale, ecco qui. Sono comunque, insomma, non sono durissimi, faccio vedere gli altri in forno, se riesco. E quindi questo è il risultato finale. Vi volevo far vedere che quando taglio, come potete vedere, non so se riuscite a vederlo benissimo, guardate, c'è il cioccolato sciolto. Quindi cuore morbido, ora vediamo se... Guardate, si vede perché è più lucido e si vede. Ovviamente più ne mettete e più scenderà a cascata, insomma, guardate. Non so se riuscite a vederlo all'interno, eccolo. Ed è davvero davvero ottimo.